Eccole le immagini di questa partita fermana col 3-4-3, squalificato Marchi, rientra Blondet in difesa davanti Pannitteri e Simonelli, arrivato nel mercato di gennaio dalla Viterbese a supporto di Cognini. 4-2-3-1 del Pescara con 4 novità rispetto all'ultimo match: Cancellotti, Girardi, De Risio e Cernigoi. Dunque Ferrari comincia dalla panchina, Clemenza e Rauti a supporto, Pontisso un po' più alto sulla tre quarti del primo tempo, di fatto non accade nulla. C'è solo occasione sfruttata dalla formazione di casa di Giancarlo Riolfo. Qui c'è un calcio di punizione di Pompetti con il tentativo di testa di Rauti che non c'entra lo specchio della porta, palla che si alza, che sorvola ampiamente la traversa della porta, difesa da Ginestra. Il gol della Fermana al 16° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Simonelli, svetta in area, ha cercato di respingere come ha potuto Girardi, rivediamo, ecco qui il colpo di testa di Girardi, il tentativo in acrobazia di Pannitteri, non è perfetto Sorrentino, si addormenta, diciamo così, Veroli non particolarmente reattivo, il gol a porta vuota di Cognini, classe 91, al quarto sigillo in questo campionato. Poi il tentativo di Pontisso sugli sviluppi di un calcio di punizione, siamo al 23° minuto con la Fermana in vantaggio per 1-0. Ripetiamo al 16° il gol di Cognini, siamo ora al 30°, questo è un bello scambio tra Pompetti e Clemenza, poi Pompetti precipitoso all'atto del dunque avrebbe potuto anche proseguire palla al piede, invece si fa ingolosire dall'opportunità, il pallone termina distante al palo sinistro della porta difesa da Ginestra. Qui c'è il primo giallo comminato ad Alagna per un fallo commesso ai danni di Rauti. Alagna, esterno sinistro nel 3-4-3 di Riolfo, classe 2002, ex Ascoli, 15 presenze in questa stagione, questo invece è il secondo giallo. Siamo al quarto minuto della ripresa, altra infrazione commessa da Tergo questa volta ai danni di Rauti, dunque Fermana in 10 uomini. Il Pescara spingerà, troverà anche il gol del pareggio, ma senza concludere più di tanto verso la porta avversaria. Azioni molto confuse, mancano le idee. Rivediamo ancora una volta il fallo da Tergo di Alagna ai danni di Nicola Rauti, il secondo giallo, e dunque l'arbitro Mirabella di Napoli che espelle il giocatore della Fermana. Entra Dursi che prende il posto di De Risio, e dunque attrazione anteriore ancora di più il Pescara. C'è questo tentativo proprio di De Risio con la palla che termina al lato, ma insomma era già sulla traiettoria il portiere della Fermana Ginestra. Poi il calcio di rigore, dentro il pallone di Rauti per Dursi che si procura il penalty, in ritardo Mbaye, ex Carpi, classe 1995, in ritardo, insomma molto ingenuo il centrocampista della Fermana. Gli estremi del rigore ci sono tutti, calcio di rigore che viene dunque trasformato proprio da Eugenio Dursi, il terzo sigillo in questa stagione, spiazza il portiere Ginestra. Ricordiamo Ginestra classe 79, 43 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, ex notaresco, storia di 2 anni fa. Rivediamo l'esecuzione impeccabile di Eugenio Dursi, siamo al minuto 60, ci sono ancora 30 minuti, ma di fatto il Pescara colpirà soltanto una traversa e poi le recriminazioni nel finale. Qui la grande opportunità non concretizzata da Graziano, eravamo sull'1-1, Fermana in 10 uomini su torre, su sponda di Mbaye. 77° il cross da sinistra, ottimo il lavoro di Ferrari entrato in corso d'opera, guardate Pompetti, palla respinta e poi il destro da fermo di Pontisso, il pallone che viene bloccato poi da Ginestra, traversa clamorosa, il secondo legno colpito da Pontisso in 2 gare. Giovedì un palo incredibile proprio in avvio di gara contro Lentella. 93° minuto, c'è questo rilancio sempre avanti con il pallone che viene controllato al portiere Ginestra, c'è un giocatore della Fermana a terra, ecco, ci hanno mandato queste immagini che stiamo naturalmente commentando. Viene ammonito per la prima volta Ferrari per questo contatto nei confronti di un giocatore della Fermana, probabilmente era bloccato
Blondet, dunque Ferrari che era entrato al posto di Rauti al minuto 67, sull'ultimo rilancio di Pompetti, guardate, Ferrari controlla il pallone e deposita nella porta sguarnita dopo aver eluso l'intervento di Ginestra. Grandi proteste, secondo il direttore di gara Ferrari avrebbe toccato il pallone con il braccio. Rivediamo l'azione, insomma le immagini non sono chiarissime. Sembra spalla, però insomma non possiamo essere certi di quello che diciamo. Queste le immagini, a voi le considerazioni finali. Ferrari viene espulso per proteste, dunque scatta anche il secondo giallo. Finisce qui la partita, dopo 7 minuti di recupero, Ferrara 1, Pescara 1, 13 punti nelle prime 8 giornate del girone di ritorno, meno 2 rispetto alle prime 8 di campionato, soprattutto aumenta il ritardo dal terzo posto che a questo punto sale a 7 punti.